è cotta bene, al dente, come da tradizione. La pasta che questi giovani imprenditori hanno prodotto, oltre ai classici colori e sapori di Gragnano, ha un sapore diverso. Ha il gusto del coraggio, del gruppo e della solidarietà. Il pastificio Il Mulino è nato da questi ingredienti, grazie al coraggio di 6 giovani imprenditori che hanno trovato alle loro spalle 10 famiglie della parrocchia di San Leone II di Gragnano, in provincia di Napoli. Con i fondi raccolti hanno superato il no delle banche e oggi hanno dato il via al pastificio. Siamo qui, siamo pronti, con il sostegno della comunità e con il sostegno dei nostri genitori, progetto Policoro che ci ha accompagnato e tutte le persone che oggi ci stanno venendo a fare l'in bocca al lupo, che vengono qui a sostenerci, a degustare quello che abbiamo prodotto in questi giorni e confezionato nella notte, per ringraziarli di averci sopportato e supportato in questo percorso chiamato il Mulino di Gragnano. Don Luigi sorride. L'inaugurazione del pastificio è una piccola grande impresa per tutta la comunità. Grazie al progetto Policoro, questi ragazzi hanno avuto la possibilità di imparare l'arte della pasta e ora diventano protagonisti, pronti a dare lavoro ai loro coetanei. Il lavoro è dignità, come dice Don Luigi Ciotti, è la possibilità di non dipendere da nessuno, anzi, di costruirsi significativamente la propria vita.